Adesso conoscete l'isola, da cui non partirete mai più. Mai più? Tutti i vostri desideri saranno per noi ordini fino alla fine dei tempi. Dunque, che cosa desideri, mio bel guerriero? Mangiare. Mangiare? Beh, sì, ho una gran fame, perché a correre così all'aria aperta mi viene una famona. Ma come? Ti trovi nell'isola del piacere, la grande sacerdotessa ti chiede cosa desideri. Mm-hmm. E tu desideri mangiare? E perché no? Per me mangiare è un piacere. Hai detto che siamo nell'isola del piacere, no? Bene, sia pure. Abbiamo da offrirti nettare e ambrosia. Cosa? Nettare e ambrosia? Ah, no, 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 tu sei matta. No, no, niente porcherie. Io voglio cinghiale e arrosto, non nettare e ambrosia. Nettare e ambrosia, porcherie, ma che dici? Non sai che sono i cibi preferiti degli dèi? Voi due siete degli dèi, sì o no? Ci può anche essere che siamo dèi, ma comunque mangiamo cinghiale. Ma come si fa? Non c'è nemmeno un cinghiale nella nostra isola. Cosa? Non c'è nemmeno un cinghiale? E voi pretendete che io resti per sempre in quest'isola? Ma cos'hai nella zucca? Stammi bene a sentire, grassone. Non crederai mica che io voglia cucinare per te, vero? Oh? E magari lavare i piatti. E pulire la casa. E portarti le pantofole. Andatevene. Di corsa. Certo, e anche di corsa me ne vado per Totatis. Non ci sono cinghiali e osano chiamarla l'isola del piacere. Ma andiamo, vieni, Asterix. Quest'isola è una stupenda. Lascialo andare! Resta con noi. Ti faremo conoscere dolcezze e piaceri degni dell'Olimpo, mio bel guerriero. Asterix! Oh!